A che punto siamo? Cioè, passi avanti che sono stati fatti oppure la nostra economia continua ancora a seguire la logica dello spreco? Purtroppo ancora la nostra economia, che non ha adottato il modello circolare così come ci suggerisce anche l'Europa e il buon senso di passare dall'economia della crescita lineare, da un accumulo di PIL, da una crisi che non permette neanche di, in realtà, di produrre, ma che al massimo porta allo spreco, a un'economia circolare dove lo spreco non è previsto, perché ciò che diciamo getti via diventa in realtà materia prima o materia prima seconda per un'altra fase, diciamo, della produzione, della trasformazione e infine del consumo. E quindi finché non faremo questo passaggio sarà difficile avere dei grossi risultati. Tuttavia devo dire che le campagne che abbiamo messo in piedi e da ultimo anche la legge che peraltro è appena passata in Parlamento, che quindi attiva da poche settimane, hanno dato un contributo, diciamo, seppur minimo, in termini se non altro di percezione e di comportamenti più attenti. Abbiamo fatto un osservatorio che si chiama Waste Watcher, perché abbiamo capito che va bene recuperare il cibo dalla grande distribuzione o in altri anelli della filiera, ma la vera, diciamo, il vero obiettivo è casa nostra, perché il 50% di ciò che sprechiamo in Italia, ma in Europa, negli altri paesi, il dato è abbastanza simile, è proprio a casa nostra e lì non si può recuperare, bisogna fare prevenzione. Allora Waste Watcher ci interroga periodicamente e abbiamo visto nel corso degli ultimi 3 anni che lo spreco domestico, dal punto di vista della percezione, è un'analisi qualitativa, è leggermente diminuito, passando da 8 miliardi e 4 in un anno a 8 e 1 e quest'anno 8. Però quest'anno abbiamo voluto fare un'analisi un po' più sofisticata, i diari dello spreco, cioè il passaggio quantitativo. Abbiamo fatto 3 test piloti, abbiamo visto, anche qui al pari degli altri paesi europei, quindi non è che scopriamo nulla di nuovo, che questi 8 miliardi sono sottostimati del 50%, cioè realmente nelle nostre case 12 miliardi. Arriviamo a circa 12 miliardi, cioè la realtà rispetto alla percezione è molto più alta, quindi la strada da compiere è davvero ancora lunga. Ecco, lei nella sua relazione ha fatto riferimento a uno spreco alimentare anche nelle mense scolastiche. E abbinando questa notizia con le notizie che riceviamo di scuole che rifiutano l'ingresso alle mense di ragazzi che non si possono permettere il pagamento, com'è possibile questa? Cioè non si può ovviare? Questo è un tema, il tema dei temi, perché le mense scolastiche e la scuola sono tutto per l'educazione alimentare. I dati che abbiamo e stiamo elaborando sullo spreco nelle mense sono veramente incredibili, cioè lo spreco è tantissimo ed è assurdo che si sprechi proprio dove noi formiamo, diciamo, i nostri ragazzi, dove dovremmo anzi al contrario trasmettergli gli elementi principali dell'educazione ambientale, dell'educazione alimentare, come fossero dei capitoli di educazione civica. È da lì che dobbiamo ripartire, dal servizio, diciamo, di refezione scolastica e dall'educazione alimentare. Devono essere migliorati di molto, in modo che nelle nostre classi, a partire dalle materne, mi verrebbe da dire dai corsi prematrimoniali, anche se non ci si sposa non ha importanza, riprendere questa coscienza, questa intelligenza alimentare, perché la scuola non è solo il nostro futuro ma il nostro presente, ragazzi, famiglie, certo, insegnanti, distribuzione e somministrazione del cibo in classi multietniche, multipaese, multireligione, riporterebbero veramente questo valore del cibo e quindi promuoverebbero l'integrazione, la relazione. Bisogna ripartire da lì e questo sarà ed è in realtà da molti anni il nostro impegno. Grazie. Grazie mille, amici di Onda Libera, un saluto. Saluti. Grazie.